Ciao a tutti ragazzi, quante volte vi sarà capitato di salire in macchina, almeno una volta sicuramente, e i tergicristalli non andavano o il vostro accendisigari non funzionava? Siete andati dal meccanico ed era semplicemente un fusibile. Bene, oggi andremo a vedere proprio questi componenti elettrici. Sigla! Bentrovati ragazzi, sono Lori. Come avrete notato dall'anteprima, oggi parleremo di fusibili e relè, ovvero quei due piccolissimi componenti fondamentali che servono a fare passare corrente nell'impianto elettrico della macchina, a preservarlo e a salvaguardarlo e a permetterne il corretto funzionamento. Mi raccomando ragazzi, però prima di cominciare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete like e iscrivetevi perché l'80% di voi ancora non è iscritto. Vi eviterò anche qui i pipponi da Wikipedia, quelli li cercherete da soli. Partiamo subito a parlare di fusibili. Eccoli qua. Allora, fusibili ne esistono di mille varianti e tipi, ovvero ho preso qua dei fusibili degli assortimenti misti. Partiamo dai fusibili cosiddetti grandi, esistono di varie misure, fusibili medi, piccoli, ve li faccio vedere un po' in sequenza, questi sono un po' quelli più utilizzati, come vedete. Ogni fusibile ha la sua colorazione, non sono colori messi a caso perché corrispondono chiaramente, vedete, il 5A è arancio sia in questo caso che in questo caso, ma anche, come vedrete, in questo caso. Quindi ogni colorazione identifica una tipologia di fusibile. Questi sono dei fusibili a lama, vedete che in mezzo hanno la serpentina dove passa corrente. Perché prima vi ho fatto quell'introduzione che a tutti sarà capitato, che a volte semplicemente saltando un fusibile un'utenza nella macchina non vi funziona? Bene, adesso non è che vi voglio far diventare degli elettrauto, però semplicemente vi voglio far vedere come si può controllare un fusibile ed un relè sulla vostra auto, perché magari molte volte, anziché andare tra virgolette dal vostro meccanico per un fusibile da 10 centesimi, potete farvi il lavoro da solo e risparmiarvi tempo e denaro. Lo so che ci sarà qualche meccanico tra voi che dirà sicuramente: ah, ecco, adesso tu vuoi insegnare il lavoro ad un altro, vuoi fare dei casini privati, dopo non sanno dove mettere le mani. Tranquillo meccanico che della provincia di Vibo Valentia che mi stai guardando, la pasta asciutta la mangi lo stesso. Anzi, ti svelo un segreto: molte volte se ti viene un cliente che ha un fusibile da cambiare, cambiaglielo gratis, magari la prossima volta torna più contento e ti sei guadagnato un cliente, non farglielo pagare. Ma poi di questo parleremo in una prossima puntata. Andiamo subito a bomba a vedere come si controllano i fusibili. Allora, qui siamo su un impianto elettrico di una Volkswagen Golf comunissima. Vedete che qua c'è una scatolina proprio col simbolino dei fusibili sopra. All'interno, ve la apro, ci sono le due clip qua da aprire, ci sono fusibili e relè. Questi sono fusibili e relè che abbiamo nella parte motore. Abbiamo poi normalmente sempre anche un'altra scatola di fusibili all'interno dell'abitacolo, che può essere posta sotto il cruscotto, molte volte anche nel baule al posteriore o sui fianchetti laterali della macchina. Quello lo lascio scoprire a voi nella vostra vettura. Ma per comodità prendiamo questi fusibili che sono sul motore. Per controllare un fusibile, molto semplicemente, si compra un tester come questo, che costa 3-4 euro su eBay, su AliExpress, dove vi pare, dai cinesi sotto casa, lo trovate ovunque. È un tester che praticamente è una penna, vedete, con una lampadina all'interno che ci segnala se passa corrente all'interno di quel fusibile o meno. La pinzetta, che è questa, viene messa a massa qua. Ad esempio abbiamo una massa, la attacchiamo lì, ma potete attaccarvi a un bullone collegato al telaio, a qualsiasi cosa vi pare. Normalmente dentro abbiamo sempre anche questa pinzetta dentro la scatola, che serve proprio a prelevare il fusibile e ad estrarlo nel caso in cui abbiate la necessità di toglierlo e di controllarlo visivamente. Noi non lo useremo oggi perché utilizzeremo la nostra pinzetta tester. Una volta collegata la nostra pinzetta a prova fusibili, andiamo a metterci su un fusibile, prima su un polo e poi sull'altro. Vedete che in questo caso io sto provando un fusibile sui due poli superiori, in questo caso un fusibile da 15 A. La lampadina non si accende, non succede niente. Cosa vuol dire? Che il fusibile è bruciato? No, a quadro spento e a motore spento non sta passando corrente. In questo caso semplicemente non passa corrente, quindi magari accendendo il quadro in questo fusibile passa corrente, o magari passa corrente solo quando la macchina è in moto. Dopo
vedremo magari anche queste possibilità, ma andiamo a prenderne un altro. Per esempio, prendiamo questo bel fusibilone grosso verde da 30 A. Ecco, vedete che si è accesa la lampadina? Vado sull'altro polo e si accende. Accendendosi sia da una parte che dall'altra, vuol dire che questo fusibile è buono, quindi c'è continuità all'interno della serpentina e questo fusibile funziona. E questo fusibile è sempre alimentato anche a quadro spento. Ci può essere però la possibilità, ad esempio, che girando il quadro strumenti il vostro fusibile funzioni, mentre chiaramente a quadro spento non vada, quindi andate con il vostro tester sopra, non passa corrente, mentre appunto a quadro acceso può andare. Stesso discorso, ci sono fusibili che vanno solo col motore in moto, quindi andrete prima a controllarli per vedere se c'è continuità da una parte e dall'altra. Se invece vedrete che il vostro fusibile è bruciato, cioè su un polo c'è continuità e si accende la lampadina e sull'altro non c'è continuità, vuol dire che chiaramente quel fusibile è bruciato. Se invece è appunto completamente buio, vuol dire che in quel frangente non sta passando corrente. È importantissimo, ragazzi, il valore del fusibile in termini di corrente che è scritto sopra, ovvero questo è giallo un 20 A, bisogna sempre usare un 20 A. Cosa succede se utilizzeremo un fusibile più piccolo? Succede che si brucerà, perché non avrà una portata necessaria a tenere la corrente che passa attraverso quell'utilizzatore. Se invece mettiamo un fusibile più grande, mettiamo che anziché un 20 mettiamo un 40 A, ovviamente il fusibile non si brucerà, ma rischiamo di bruciare l'impianto, perché non bruciandosi il fusibile, se c'è un cortocircuito si andrà a surriscaldare l'impianto e rischiamo di fare dei danneggiamenti anche molto gravi alla macchina. Quindi il vostro fusibile è proprio un salvavita, una protezione che serve a non danneggiare sia l'impianto elettrico che proprio il componente che passa attraverso questo fusibile. Se non avete voglia di comprare una pinzetta testa fusibili, potete tranquillamente usare un multimetro anche da pochi euro. Lo mettete qua dove c'è la resistenza continua in ohm, prendete i due cavetti, il più e il meno, lo appoggiate sul fusibile, sempre questo da 30, sentite il beep e il valore che è a 0, quindi c'è continuità nel fusibile e il fusibile è buono. Quindi un altro metodo al posto della pinzetta, un classico tester che normalmente chi più chi meno abbiamo tutti a casa. Altro componente importantissimo che troviamo all'interno delle nostre scatole fusibili sono i relè, che normalmente qua li vedete, sono questi neri di forma quadrata, rettangolare, grossi. Ve ne prendo fuori uno in diretta. Ecco qua, questo è un relè a 4 poli, ce ne sono anche 5 poli, andiamo a rimetterlo dentro. Semplicemente un relè, ragazzi, vi permette di andare a controllare e a comandare un utilizzatore all'interno di una circuitazione. Anche qui non staremo a fare dei pipponi su che cosa è fatto, cosa serve, eccetera eccetera, per quello c'è Wikipedia. Andiamo a vedere come controllare se un relè è buono, quindi è ancora funzionante, e parliamo brevemente di come vengono collegati. Il 95% dei relè da auto è così a 4 poli, ma ne troverete anche qualcuno come questo a 5 poli. Le numerazioni dei relè, normalmente abbiamo delle numerazioni standard sui relè da auto che sono 30, 85, 86 e 87. Potrete anche giocarli questa sera all'otto, scherzando ragazzi, però per convenzione si vengono usati normalmente questi quattro numeri, 87A nel caso in cui ci sia un relè a 5 pin. Normalmente 85 e 86 sono la bobina di eccitazione del relè, 30 in termini elettrauto indica un diretto alla batteria, quindi è proprio un pin del nostro interruttore. L'87 è l'altro pin dell'interruttore che riceve corrente quando la bobina del 30 viene eccitata. Facciamo un brevissimo esempio per spiegarvi al meglio questi codici, li trovate, vedete anche sopra, vedete che qua c'è scritto 30, 87, 86 e 85. Classico esempio di collegamento di una lampadina o di un faro. Sull'85 ci attaccheremo il cavo originale del devioluci, sull'86 ci metteremo direttamente il meno della batteria oppure la massa del telaio, sull'87 ci mettiamo direttamente il più che va alla batteria e sul 30 il cavo che va alle lampade. Questo è un classico esempio di collegamento di un interruttore, di un relè che si può porre nella vostra auto.
Ma veniamo all'aspetto più succoso, cioè come fare per capire se questo relè è ancora buono, ancora funzionante oppure no. Allora, siamo qua sempre con il nostro fidato tester. Abbiamo collegato, come vedete, abbiamo collegato un alimentatore da banco a 12 volt, ma voi potete collegare anche, che so, una batteria di un trapano a 12 volt collegata col più e il meno, è uguale, non cambia nulla, dai 12 ai 13 volt di utilizzo normalmente va bene. Andiamo innanzitutto a controllare questo relè per vedere se passa ancora corrente in questo relè, quindi se non è interrotto. Colleghiamo un pin all'85, una pinzetta all'85, eccola qua, e un'altra all'86. Sentite? Sentite il click del relè? In questo caso il relè sta funzionando. Più e meno su 85-86 vi rendete conto se il relè scatta e quindi funziona. La maggior parte di voi in questo caso dirà che il relè è ancora buono, ma questo non basta, perché il relè può fare lo scatto, può fare il click, ma può avere altri problemi. Perché questo? Perché una volta collegato la nostra pinzetta all'85 e all'86, prenderemo il multimetro e faremo un ulteriore test. Andremo a controllare che tra il 30 e l'87, ovvero che tra gli altri due poli del nostro relè, non ci sia una resistenza, perché nel caso potrebbe fare click, ma potrebbe essere danneggiata la resistenza interna e quindi potrebbe esserci un'interruzione all'interno, potrebbe non funzionare correttamente. Andiamo subito a provarlo. Ecco, vedete che il nostro multimetro è 0, vedete? Io lo riattacco, siamo a 0 ohm, vuol dire che non c'è interruzione, ok? Che il nostro relè all'interno è buono. Quindi questo cosa vuol dire? Che una volta controllato che fa click su 3087, andiamo a vedere che sia a 0. In questo caso siamo sicuri che il passaggio, il flusso di corrente all'interno è corretto, perché se il valore non fosse 0 o prossimo, vicinissimo allo zero, vuol dire che il relè all'interno è danneggiato anche se fa click. Questo ve lo dico perché ho sentito e visto molti meccanici fare la prova del click ma non fare la prova della resistenza all'interno, e magari avevano il relè che non funzionava e non se ne rendevano conto. Allora, abbiamo visto un po' di fusibili Bilama, ragazzi, che sono questi che abbiamo visto fino ad ora nelle varie dimensioni. Vedete che esistono però anche su molte PSA, su molte altre auto adesso, questi fusibili così a pettine con tutte le serpentine all'interno che sono un blocco unico. Esistono anche fusibili così a tre lame, come vedete ne esistono di diversi tipi, ma tutti sono funzionano tutti allo stesso modo, li potete testare sempre tutti alla stessa maniera. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia schiarito un po' le idee su quelli che sono i fusibili e i relè, come controllarli velocemente sulla vostra macchina. Non diventate matti, non impazzite, che sono cose che costano veramente pochi centesimi e si possono risolvere alla grandissima in tempi super rapidi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, rimanete sempre aggiornati e scrivete qua nei commenti, sono pronto a rispondere alle vostre domande. Mi raccomando, allora, con la potenza del vostro fusibile sempre a tutta corrente, andate sempre full gas.